Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi giornata di relax, ok, molto tranquilla, ma avevo voglia di stare all'aria aperta. Questo è uno dei posti che preferisco perché non è molto lontano e vengo qui per rilassarmi. Di solito c'è pochissima gente, vicino c'è un fiume bellissimo, ok, proprio qui dietro. E qui solitamente, ecco, mi cuocio qualcosa quando voglio mangiare, mi processo la mia legna, mi accendo il fuoco e mi rilasso qua. È un posto, diciamo, poco frequentato e dove stare in relax all'aria aperta. Oggi, con l'occasione che sono qua, ho pensato che sarebbe stato bello farvi un video su questi due coltelli. Fresco fresco, appena arrivato ieri, Lion Steel M5 molletta design in CPM 3V, versione esclusiva di Knives and Tools. Ho preso questa versione col manico Emicarta marrone e acciaio CPM 3V. Ho già avuto in passato l'M5. Infatti c'è un short, un brevissimo video sul mio canale, però lo volevo rivenduto poi, un po' me ne sono pentito perché è un coltello che mi era piaciuto tanto e visto che poi appunto me ne sono pentito, ho detto lo ricompro e stavolta lo ricompro visto che c'è l'opportunità, al tempi non c'era, lo compro in CPM 3V. E con l'occasione ho portato anche il Southpaw, così posso magari farvi mettervi vicino un attimino i pezzi, ok? Sicuramente sono coltelli con una differente fascia di prezzo, nel senso che il Southpaw rispetto a quello che costa il Lion Steel costa il doppio e anche di più. Quindi, però questo qua per dire che comunque il Lion Steel vi posso dire che come qualità di finiture, soprattutto una volta diceva ma quello è Sleipner, l'altro è Elmax. Adesso qui abbiamo un acciaio CPM 3V e devo dire anche le finiture, ormai Lion Steel ci ha abituati a finiture di alto, altissimo livello. Niente, oggi con l'occasione voglio usare un po' questi coltelli, farò una specie di pranzo nel bosco, quindi prima mi accenderò il fuoco nel bosco, all'aria aperta, diciamo. Prima mi accenderò il fuoco, li userò per fare truccioli, per fare piccoli lavori, ovviamente del batoning leggero, truccioli, tacche. Cercherò proprio di usarli magari anche su cibo per vedere un attimino, rendermi conto le differenze. A livello proprio di efficacia, di concretezza tra i due coltelli, così poi vi posso dire la mia. Allora, intanto parliamo un po' di particolari, di dettagli. Questo qui è una delle prime versioni del TRC Southpaw in Elmax. Lo vedete che ha praticamente i pin che si svitano solo con questa chiavetta, mentre le recenti versioni hanno praticamente i tubi flangiati. Manicatura Emicarta, molto ben levigata, ok? Acciaio Elmax, ok? Spessore 4,5 mm, qui vedete Southpaw e qui non si vede ma c'è scritto Elmax, qui a questo livello. Coltello molto bello, io ho anche il fodero in cuoio. Ma diciamo dalla casa tutto ottimamente levigato, non ci sono punti a spigolo vivo realmente efficaci. Fondamentalmente, sì, si può usare questa parte o qui per accendere un po' il fire seal, però in realtà, ragazzi, non è un coltello che è stato proprio pensato per questo, nel senso che se fosse stato pensato realmente per questo avrebbe un dorso a 90 gradi e fine della partita. Quindi
e fine della partita. Ma a me alla fine non è, cioè io sul mio coltello l'ho voluto perché sicuramente è un aspetto in più che fa comodo su un coltello, però se non c'è non è che non mi fa propendere per un coltello, soprattutto il fatto di non avere angoli a 90 gradi vivi a livello di comfort quando si impugna un coltello, soprattutto anche se si appoggia il pollice per fare dei lavori eccetera, sicuramente è più confortevole. Micarta verde, molto ben levigata, tutto bello stondato, ben rifinito, fodero in kydex, l'avete visto anche in un altro video, molto ben fatto. L'ho portato appunto per farvi vedere un breve raffronto con il Lion Steel M5 in CPM 3V e possiamo dire che comunque anche nel prodotto Lion Steel la cura dei particolari, dei dettagli non è, diciamo, non è trascurabile, ecco, non è vedete, le dimensioni dei coltelli sono quasi le stesse, siamo intorno agli 11 e mezzo, 11 e 7 di lama. Ok, lo spessore è pressoché il medesimo. Nell'Lion Steel abbiamo l'acciaio CPM 3V e nel Southpole abbiamo l'Elmax. Vedete, il fodero nell'Lion Steel è un fodero in cuoio fatto discretamente. Ovviamente non è il fodero che vi fa un artigiano su misura, però ha la possibilità di essere portato anche compatibile con attacchi molle, ok? E devo dire che va abbastanza bene. Ho avuto qualche lieve difficoltà all'inizio, deve un po' che la fibbietta rimaneva un po' corta, però poi col tempo usandolo si ovviamente prende un po' di gioco il cuoio. Comunque devo dire che per il prezzo, preso intorno alle 160-170 euro, almeno a livello di finiture estetico e di qualità, non si può dire che è un ottimo rapporto, veramente ottimo rapporto qualità-prezzo. Considerate che il TRC Southpole costa intorno alle 340 euro, è un ottimo coltello, il fodero qui è fatto veramente alla perfezione, è super durevole. A un prezzo veramente alto, la qualità c'è tutta, scusate, la qualità c'è tutta, però vedete, è giusto per mettervi vicino due prodotti sulla stessa, diciamo, categoria di coltello di due brand differenti, due brand comunque apprezzati. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Ho della legna sezionata, ovviamente, in precedenza della legna secca che userò per appunto farmi il pranzo oggi. E io non uso carbonella, uso solo legna. E userò questi due coltelli appunto per fare questo lavoro, ok? Coltelli da bushcraft da circa 4 pollici, 4 pollici e mezzo. Nell'Lion Steel vedete che il profilo è un profilo che è quasi un sembra che qui parta concavo e poi si rettilineizzi. La filatura, ragazzi, devo dire che qualcuno si è lamentato della filatura di Lion Steel, io la trovo ottima, veramente questo coltello è arrivato, cioè non mi sembra che abbia nulla a che invidiare al TRC. Al TRC non sono le affilature che trovate sui Barkriver o sul Cold Steel Trailmaster, quei Convex a zero che finiscono finissimi, ok? Non è quel tipo di affilatura e ovviamente magari non ha quell'incisività, ma quell'affilatura lì, se da un lato è molto godibile, nel senso che sembra, il coltello effettivamente penetra tantissimo, ma il filo in più di un caso si è rivelato poi più fragile. Queste sono affilature ovviamente fatte a macchina con V-Edge, ok? Però
con uno spessore adeguato che io ho trovato sempre efficaci ma al contempo anche affidabili. Ok, faccio vedere un attimino le doti di taglio del coltello. Praticamente a me è arrivato, è veramente un rasoio pazzesco, cioè fa letteralmente saltare i peli, letteralmente, spero che si riesca a vedere, ma fa veramente la barba. Non posso assolutamente lamentarmi, può essere più fina, può essere più spinto sul al tagliente, sì, però poi il rischio che si crei anche qualche micro danneggiamento c'è, e sinceramente, a meno che non tagli legna iper arci dura, truccioli li fate lo stesso, cioè nel senso che il coltello quello che deve fare lo fa egregiamente, quello che riguarda l'affilatura. Altre prestazioni ovviamente che magari su certi coltelli di taglio possono essere più incisive, più per coltelli più specifici da taglio, ricordiamoci, ve lo dice uno che capisce poco, no? Ve lo dice uno che capisce, non è solo l'affilatura che vi dà le prestazioni di un coltello sul taglio, ve lo dà le geometrie, ve lo dà l'altezza della lama, ve lo dà gli spessori della lama, la bisellatura, ve lo dà tantissime cose, quindi l'affilatura, sicuramente lo spessore al filo è importantissimo, ma non è l'unico requisito. Poi l'affilatura, andiamo lì, bisogna vedere se è un V-edge, se è un full convex che finisce a zero, se è uno scandi, c'è di tutto. Questo qui è un compromesso. Questi sono compromessi tra coltelli robusti che lavori anche abbastanza duri. Il filo non si danneggia al primo uso perché poi lo mandate al brand che ve lo riaffila, vi mangia mezzo centimetro di lama dopo il primo utilizzo. Se siete contenti, non lo so, io non sarei contento di trovarmi dopo il primo utilizzo con mezzo centimetro di lama in altezza in meno, perché era troppo sottile e tagliava da paura, al primo uso mi si piega o mi si microcippa. Quindi è una coperta che alla quale dobbiamo fare sempre i conti, ok? Andiamoli un po' a usare e vi vado a dire le impressioni a confronto anche di questi due coltelli. Dimenticavo, soft pole anche super super affilato, eh? Fa i peli anche questo, e questo qualche volta l'ho usato. Ne ho due, uno in collezione e uno che utilizzo. Ma il filo ha mantenuto veramente moltissimo nel tempo. Vedete, ancora in ottimo stato. Partiamo con un po' di battuning. Ovviamente non sto aprendo alberi, però dei ciocchetti, dai, abbastanza grandi, secchi. Ovviamente mi servono per accendere. Ah, dimenticavo, tanti si lamentano dei bordi stondati. Un motivo dietro i bordi stondati c'è: il fatto di non avere un angolo vivo, sembrerebbe che a livello di impatti vada a dissipare meglio le forze e a impedire fratture sulla lama se usato in maniera estremamente intensiva, o almeno questa, oltre al comfort di maneggevolezza, questa è una delle caratteristiche del perché tanti dicono il dorso stondato, il dorso. Uno dei motivi, secondo alla base di ciò, sembrerebbe che sia questo. Ve la vendo come la so.
qui siamo passati nel nodo, eh. Vado Lion Steel, direi per ora niente danni. Andiamo un po' di sottopol. Tagliato il nodo in due. Un po' di listelli li abbiamo fatti. Andiamo avanti. Ovviamente ragazzi, adesso vado a controllare i fili, fili perfetti, sì, legna a tratti anche nodosa, adesso non è che mi aspetto che scottano, non è che mi aspetto che coltelli di questa qualità si danneggino al primo utilizzo, almeno uno non se lo aspetta, in alcuni casi capita, però diciamo che comunque è perfetto, bordo perfetto, filo perfetto. Stessa cosa per il softball. A livello di penetrazione vi devo dire che siamo lì, nel senso che hanno diviso la legna direi quasi allo stesso modo, lo spessore è il medesimo, tutti e due belli stondati, la lama dell'M5 è un pochino più alta, manici a posto, vedete, non ci sono danni, movimenti e cose strane. Vado a vedere un po' nel fino come si comportano. Faccio un altro, vediamo se riesco a dividerlo in due.
vi lavoro meglio. E voilà, andiamo a vedere. Qua, che magari vedete meglio. La filatura di questo sotpol è la filatura vecchia che sembra, non lo so se è vero, adesso io è cose che abbiamo notato anche con altri amici, che era un pochino più alta e quindi era forse un pochino più incisivo e penetrante. Come potete vedere, nonostante non sia un convex a zero, mangia veramente, fa dei truccioli bellissimi, nel senso che la lama entra veramente tanto nel legno. Vedete? Guardate che bel ricciolino. Adesso andiamo a provare l'M5, dov'è? Qua. Voglio usare lo stesso legno. Questo è un pochino corta, però magari si impugna bene. Qui curva leggermente, da una bella un bel fermo in mano, devo dire. Ovviamente si può appoggiare qui. Truccioli con l'M5. Ma fatemi rivedere. Ah, qui è molto secco, eh. È legna che ha preso molto sole. Allora, quello che posso dirvi, allora, come manico io ho la mano abbastanza grande, eh. Forse questo dell'M5 me lo sento che lo ferma di più. Questo del Sotpol è comodo, ma per la mia mano grande, forse per me è un po' troppo piccolo. Ok, con questa forma. Sul manico probabilmente riesco a imprimere più forza col manico dell'M5. La lama sento che controllo un po' meglio questa del Sotpol, perché probabilmente è un pochino più bassa rispetto a questa dell'M5, che è un po' più alta. Comunque sia, tagliano secondo me benissimo, però
Poi ripeto, ragazzi, ovvio che se comprate il coltello della mora per fare cucchiai, per fare forchette, quello per intenderci con la lama così scandi, per l'intaglio, sul legno è ovvio che attacca più di questi, ma cioè, questi qua sono coltelli che fa nati per fare un po' tutto, compreso i compiti gravosi come in questo caso. Quindi la lama deve durare, non è che. È ovvio che più la fate fina, più la spingete come spessore al filo e più il coltello vi entra bene. Però poi sapete che la coperta, se tirate da una parte, si scopre dall'altra. Andiamo avanti. Voglio vedere, provare a fare qualche intaglio, vedere. Forse la lama un po' più alta, leggermente si controlla un po' peggio, però ripeto, niente di, insomma, almeno per me, niente di coltello comunque riesce a lavorare abbastanza bene, insomma, secondo me. Si lavora bene. Poi la lama è bella sfinata, eh? Questa per esempio secondo me anche per la caccia, il cibo, e anche per tagliare la carne, se uno va a caccia la lama del genere, secondo me taglia bene la carne, il cibo anche, è abbastanza versatile. Vediamo magari fare una punta. Questa legna secca, secchissima. Vedete che il soft pole entra tanto, eh. Non è il full convex di Bark River, ma entra tanto, ragazzi. Anche l'M5 devo dire taglia bene, secondo me taglia molto bene, ripeto, forse un filo meno perché la lama, cioè, penetra forse, ma non penetra, penetra lo stesso bene, forse si controlla un pochettino meno perché la lama è un pochino più larga, però comunque devo dire che il coltello taglia bene. E andiamo a fare un po' di batuning trasversale con i due coltelli per vedere un attimino se regge questi super acciai di cui entrambi sono dotati. Per questo lavoro ovviamente la lama più alta lo aiuta non poco. Fare tacche, dividere il legno in questa maniera, insomma.
è anche bella fina, quasi che un po', spero che non succeda niente, perché è molto sfinato. Sembra tutto bene. Andiamo ancora un po' da questo lato. Devo lavorarlo ancora un po'. Ok, ora ci dovremmo essere. Legna molto secca, Lion Steel M5 è bruciata praticamente, la vedete? Bene, direi molto bene, filo ancora senza nessun schiacciamento, senza alcun danno. Andiamo con questo, adesso è corto. Qualcosa di un po' più grande, andiamo col sottopol. Mi vedete? Sì, mi vedete. Li mettiamo davvero alla prova, vediamo se questi coltelli, questo in particolare costa ormai 340 euro, direi che la pagnotta bisogna vedere se se la merita o no. Ormai sono diventati gioielli, non coltelli, però siamo malati e ci sta bene.
TRC Soft Pole. Questo era un pochino più grande, ma il legno era un filo più morbido dell'altro. Coltelli in ottimo stato, no piegature, no chipping, fili perfetti. Penso che questo ancora mi rade i peli, guardate. CPM 3V di Lionsteel. Il soft pole era più usato, eh. Comunque penso che anche lui, ecco, devo dire ragazzi che, allora, ho fatto anche un abuso, coltelli di questo tipo, se c'è una reale necessità, sapere che possono resistere anche a certi lavori. Ovviamente ho fatto anche degli abusi. Adesso vado a accendermi il fuoco, perché sennò oggi non si mangia. Poi li userò anche sul cibo e comunque alla fine vi dirò le mie impressioni. Comunque un'idea penso proprio che ve la siete fatta. Chopping, posso farvi vedere del chopping, ma ripeto, ovviamente vediamo qua insieme, non sono dei chopper, nel senso, un rametto lo choppate, un rametto lo choppate, più o meno ragazzi stiamo lì tra i due, cioppicchiano. Un ramettino, una pulizia di una pianta la fate, un po' di rami da una pianta se dovete togliere li togliete, un po' di chopping lo fanno, ovviamente non sono dei chopper, ovviamente. Eccoli qua, andiamo ad accendere, dai, sennò oggi non si mangia. Ancora un po' di truccioli che mi servono per accendere. Allora, io ho usato questi coltelli, come avete visto, abbastanza intensamente. Fa da sé, uno in acciaio CPM 3V, uno in Elmax. È vero che per certi compiti si fa prima con un'accetta, da certi coltelli, con certi materiali, certe fasce di prezzo, non ho tagliato lamiere, ho tagliato legna, ok? Anche in modo intenso. Ma ovviamente perché farli in super acciai, ok? Quindi a parer mio rientra in quello che un coltello in una situazione un po' più intensa deve sostenere, e devo dire che entrambi, almeno questo è per questo oggi il primo utilizzo, non posso lamentarmi assolutamente. Eccoci ragazzi, adesso andiamo a usarli sulla ciccia. Allora ragazzi, eccoci. Allora, dopo aver usato questi coltelli praticamente tutta la giornata, ovviamente, come vi ho detto, lungi da me dirvi che questo è un coltello che uso da... che ho fatto 8500 test. Ho avuto il Lionsteel M5 in Sleipner, ok, che mi piaceva moltissimo, rivenduto, e ho sempre detto ricompro un M5, ricompro un M5, ricompro un M5,
Adesso mi sono deciso, ho preso Lionsteel M5 versione CPM 3V esclusiva di Knives & Tools. Il prezzo era buono secondo me, soprattutto appunto perché in questo caso è stato utilizzato un acciaio premium, e sull'M5 ripeto è uno dei Lionsteel che a me è piaciuto di più. Io ho anche il Lionsteel M7 che ho usato parecchio nel canale, probabilmente non ho mai fatto un video proprio dedicato, l'ho usato qualche volta nei primissimi video, mi sembra di ricordare, come coltello di confronto. Comunque altro ottimo coltello, ripeto, Lionsteel M7, Lionsteel M5, e mi è capitato tra le mani, provato appena, Lionsteel T6. Secondo me sono i tre modelli che a me piacciono di più. L'M5 a me piace tanto, vuoi perché ha questa linea che discosta un po' dai classici, da quello che erano i classici design di molletta, no? Appunto alla punta un po' non proprio clip point Bowie, ma che si avvicina sicuramente, un design anche che strizza l'occhio anche al coltello da caccia, ovviamente sempre mantenendo determinate caratteristiche tipiche dei coltelli a lama fissa di Lionsteel e dal design di Mick Molletta. Un ottimo coltello, il coltello è abbastanza leggero, all'interno è scheletrato, cosa che a me piace, perché comunque va a ridurre il peso. È un coltello comunque robusto, come vedete è stato usato oggi, non è che è stato risparmiato. Il filo ha tenuto in maniera eccellente, non c'è nessun tipo di danno. Il grip è ottimo, si impugna bene. È un coltello abbastanza compatto, siamo sugli 11,5 cm di lama, bisellato parecchio fino, ragazzi, vedete? Parecchio fino, diciamo che secondo me non è proprio il coltello da uso estremo, nel senso, è comunque molto robusto, riesce a gestire anche compiti impegnativi, sia la versione classica in Sleipner e questo qua a maggior ragione in CPM 3V, dotato di un'ottima resilienza, quindi sotto quell'aspetto siamo abbastanza tranquilli. Il coltello è molto bello, nulla da dire, rifinito bene, tutto bello stondato, si impugna bene, lama in carta lavorata bene. Fodero è un fodero industriale, però devo dire tutto sommato è fatto bene, ovviamente ha una buona ritenzione, vedete, rispetto a certi foderi che ci sono nel mercato della concorrenza. Qui era un po' diciamo preciso, ma adesso usandolo l'ho lasciato una notte nel fodero, il bottone si va a chiudere bene, il coltello è molto fermo. Tutto sommato, rispetto appunto a certi foderi che vediamo in plasticaccia, qua almeno è stato fatto un lavoro col cuoio, qua compatibile ad attaccare su uno zaino con l'attacchi molle, c'è anche il tessuto in nylon cucito insieme al fodero. Che gli vogliamo dire, ragazzi, è un buon coltello, secondo me un buon coltello. Altro canto, TRC Southpaw, l'avete visto altre volte sul mio canale, anche lui usato, adesso però regge veramente molto bene, quindi basterà una pulita che praticamente torna quasi come nuovo. Entrambi sono dei rasoi, nonostante sono stati usati abbastanza intensamente, la tenuta del filo ovviamente è ottima, è ovvio, l'Elmax è un acciaio sicuramente meno resiliente di molti carboniosi, però comunque anche usato in maniera gravosa, brutte sorprese non ce ne dovrebbero essere, a patto che appunto non si va a fare cose proprio, abusi veri e propri, che allora certamente è un acciaio molto più duro, molto meno resiliente di acciai carboniosi. Di pro c'è che ha una tenuta del filo eccellente
e anche una facilità di riaffilatura per essere un inox di ultima generazione con tecnologia delle polveri ottima. Lo spessore lo accompagna, è un 4,5, quindi lama bella robusta, anche lui peso contenuto, penso che siamo intorno ai 200 grammi, il fodero è ottimo, ritenzione ottimale, fatto veramente bene in ogni dettaglio. Avete visto i coltelli, oggi li ho usati sia per processare della legna, poi li ho usati anche un po' per pranzare. Ripeto, comunque li rivedrete perché li userò in altre occasioni nel canale. Avete visto che comunque oggi sono stati usati, non è che non sono stati usati. L'M5, fatto vedere, radeva ancora perfettamente i peli dopo i vari lavori di batuning. Il taglio è forse qua, guardavo prima contro luce, ma quasi niente praticamente. Il taglio è ancora un laser, io non so, io devo dire, a me è arrivato affilatissimo, non posso dire nulla sull'affilatura perché il coltello è affilato benissimo, non so, più di questo veramente alla fine andiamo, non lo so, a prendere un rasoio praticamente da barba, vogliamo, ma è già un rasoio, perché con un coltello che taglia così veramente ci fate qualsiasi cosa, rade veramente i peli. E che dire, mi piace, sono contento e continuerò sicuramente a usarlo, sicuramente a usarlo, lo vedrete nel canale, ottimo per un'escursione, coltello abbastanza leggero, compatto, si può accompagnare ad un'accetta, un bel coltello devo dire. TRC Soft Paul, questo qua ripeto non l'ho mai riaffilato, però l'avevo usato di più rispetto all'altro, anche questo, doti di taglio ragazzi eccellenti, guardate. Forse ha fatto veramente, se ci passo l'unghia qui, ma una roba veramente, veramente, forse gratta un filo qua, ma una roba veramente assurda, cioè. Coltello bello, inossidabile, senza tante preoccupazioni di ossido o cibo, se uno vuole usarlo su cibo è ottimo, abbastanza robusto, anche lui compatto, sia come unico strumento che accompagnato ad altro. Un bel coltello, certamente, se andiamo sull'aspetto economico, allora, magari il South Pole ha certe caratteristiche, non lo so, ve l'ho detto, nel taglio di truccioli, forse la lama forse la controllo un pochino meglio, si controlla un po' meglio, però ragazzi costa praticamente più del doppio del Lion Steel M5 e devo dire, adesso bisogna essere onesti, per il prezzo il Lion Steel M5 è un coltello che secondo me in questa versione offre tanto. Offre un ottimo fodero, offre delle ottime finiture e offre anche un ottimo acciaio che devo dire, non so, nei primi utilizzi di super acciai, ma in questa versione che ho preso io non posso lamentarmi su nulla, perché il coltello veramente è stato usato e taglia veramente ancora come all'inizio, come un rasoio, quindi sicuramente è stato fatto un buon lavoro di trattamento termico, rade i peli praticamente ancora, rade i peli, ho fatto batuning, ho fatto anche batuning trasversale,
cioè il coltello rade i peli, ragazzi. Per chi dice che non viene affilato bene, non lo so. Sì, ok, quello che volete, ma ripeto, è un'affilatura per un coltello polivalente. Il coltello taglia, cioè su questo non, secondo me non c'è assolutamente alcun dubbio. È un acciaio carbonioso, ha fatto un minimo di manutenzione, anche se devo dire mi è capitato con i Bark River, il 3V ossida molto meno rispetto all'A2 o al 1095 o ecco a questo tipo di acciai qua, l'80CRV2 o insomma altri acciai carboniosi. Diciamo che è un carbonioso, però resiste un pochino meglio all'ossidazione. Ovviamente sicuramente va fatta più cura, un minimo in più di attenzione sul CPM 3V rispetto a un coltello in Elmax. Anche se anche qui un minimo di manutenzione nel tempo bisogna farla. Ragazzi, che dire, fatemi sapere cosa ne pensate. Io oggi questi coltelli li ho voluti portare, usare, condividere la mia esperienza con voi. Ripeto, per chi mi chiede cosa gli consiglio, ma qui ragazzi spendete tanto, probabilmente è un coltello eccezionale, poi tra la produzione, i venditori e tutto qua, coltello che vale 350 euro, è un coltello sicuramente che se lo usate in maniera consona dura una vita, quindi uno dice ho 350 euro, mi dura una vita, ci potrebbe stare, fatto con ottimi materiali, ottima qualità, restano 350 euro, comunque sono tanti. Qui abbiamo un coltello che sta tra le 160 e le 180 euro, magari qualche dettaglio non è a livello di TRC, però io devo dire che la sostanza c'è e sono rimasto piacevolmente contento dell'M5 in CPM 3V. Poi dipende da voi, dopo c'è l'affezione al marchio, c'è il fascino della linea, una linea piace ad alcuni, una linea piace ad altri, insomma, però consideriamo che parliamo comunque almeno sulla carta, sulla carta. Quindi se andiamo a vedere le caratteristiche, acciaio premium, CPM 3V Elmax, mi carta, finiture ottime in entrambi i coltelli, ok? Magari ecco il TRC, c'ha questa trama più rifinita, più levigata, qualche piccolo accorgimento in più, magari il fodro veramente è il fodro è perfetto, l'Anio Steel, non so, se proprio vai a cercare il pelo nell'uovo, ripeto, comunque parliamo di un ottimo fodero rispetto alla concorrenza, perché con 160 euro dove trovate un fodero in cuoio comunque fatto così con doppia cucitura abbastanza robusto, la maggior parte vi rifila i foderi in plasticaccia. Quindi ecco, non vi direi questo o quell'altro, dipende da voi, le vostre preferenze, il vostro passione per un marchio piuttosto che un altro. Secondo me qui c'è la scelta. In Italia abbiamo l'Iosteel che ha un prezzo accessibile, comunque a livello industriale parlo, offre un ottimo prodotto. Se volete andare sulle cose un pochino più di nicchia, TRC, e ci aggiungete qualcosa sopra, ok? Io però vi ripeto, sono rimasto contento dell'M5. Cioè, se il coltello non, a parte ripeto che lo conoscevo, non mi fosse piaciuto, sicuramente avrei detto no, non vale la pena nemmeno 160 euro. Però come rapporto qualità-prezzo, ok, secondo me l'Einstein è meglio del TRC. Come rapporto qualità-prezzo, nel senso che questi sono i soldi, questo è quello che mi arriva. Qui trovo veramente un buon prodotto a livello proprio di qualità-prezzo. Qui trovo un ottimo prodotto che ha un prezzo personalmente un tantino elevato.
Poi ci sono sicuramente la semi-artigianalità, tanti passaggi saranno fatti manualmente, tutto quello che volete. Parliamo comunque di 350 euro oggi per un coltello di 4 pollici e qualcosa di lama. Ragazzi, fatemi sapere le vostre impressioni sui coltelli e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.